Ricordisti Tincozzi, eccoci col capo meccanico, il grande Valerio. Giornata frenetica per i piloti del Tincozzi, tra le crono e le libere, grande lavoro per la messa a punto delle moto. Valerio, Nicola Montalvini, pole position QX1, comunque vi ha dato grandi soddisfazioni, ma quanto lavoro avete messo in questi giorni per permettere ai piloti di schierarsi? Parliamo anche di Agosti che è incappato in un errore di guida nelle crono, è riuscito comunque a schierarsi con una moto perfetta e partirà tra 10 minuti della QX2 senza alcun problema meccanico. Niente, Nicola Gorsi ha piegato il piattone dallo sterzo, ma cambiando velocemente il mio collega Alex, problemi non ce ne sono, la moto è in perfette condizioni, lui si è sbucciato un po', ma penso che non ci siano problemi. Nicola Montalvini al mezzo, che danni ha portato a casa? Al mezzo poca roba, anche lui ieri ha piegato. L'ha protetto lui con il corpo, forza vacca! Ha fatto il mezzo per fortuna. Niente, ha solo stallonato un cerchio, non ha caduto con la moto. E come l'indicazione di Nicola per la gara da parte del vostro team? C'è un po' di botte in giro, però avrebbe potuto fare meglio della pole. E meglio della pole, comunque è difficile, no, forse scendere, un tempo più basso. Poteva, dai, scendere, sì. Però va bene così. Beh, direi che meglio di così la pole non si poteva fare, grande Valerio. Valerio, quindi tutti i piloti del Tincozzi siete riusciti a farli schierare? Sì, noi ci proviamo sempre. Poi se per disgrazia proprio qualcuno, ma fino adesso non è mai successo. Grande Valerio, un grande in bocca al lupo per la QX2 gara 1 e per la QX1 gara 1 e un arrivederci a fine giornata per un nuovo punto della situazione meccanico. Ci vediamo.